All'indomani del 1° maggio altri 2 morti del lavoro, entrambi in provincia di Napoli, ma poco fa le agenzie hanno battuto un altro incidente mortale in un cantiere edile a Floridia nel Siracusano, vittima un 59enne operaio della ditta che si stava occupando dei lavori sul tetto della casa. Non sono passate neanche 24 ore dalla fine dei festeggiamenti del 1° maggio e altri 2 lavoratori perdono la vita. Un operaio di 57 anni, padre di famiglia con 3 figli, precipita dal 3° piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile. La tragedia è avvenuta a Lettere, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Mentre a poco più di 40 chilometri a Casalnuovo, sempre nel napoletano, un manovale di 60 anni cade da una scala nel cantiere di una scuola in ristrutturazione. I colleghi lo soccorrono e lo portano all'ospedale Villa dei Fiori di Acerra, dove però muore poco dopo per le ferite riportate. Sui 2 incidenti indagano i carabinieri, coordinati rispettivamente dalle procure di Torre Annunziata e di Nola. In attesa di ricostruire la dinamica delle ultime 2 tragedie, la lista dei morti sul lavoro continua ad allungarsi. Solo nei primi 3 mesi dell'anno, secondo il bilancio dell'INAIL, hanno perso la vita 191 persone.